bambini! Ci troviamo in una strada del centro di San Donà di Piave e oggi vi sveleremo la soluzione all'indovinello che Silvia ha fatto la scorsa puntata. Ora l'andiamo a cercare insieme. Sono di tante forme e tanti colori, ma forniscono diverse informazioni, perché tanti ne puoi incontrare, ma non ti devi spaventare, perché il trucco per imparare a leggerli io ti voglio insegnare. La forma di colore per prima cosa devi guardare ed alcune semplici regole ricordare. Silvia! Ciao Pilottino! Qual è la soluzione all'indovinello? Ma voi non l'avete capito? Sì, dai bambini! La segnaletica stradale! Voi sapete qual è la segnaletica stradale? La segnaletica stradale comprende la segnaletica orizzontale, la segnaletica verticale, la segnaletica luminosa e la segnaletica manuale. La segnaletica orizzontale è tutto quello che è disegnato sulla strada. Esempio, l'attraversamento pedonale. Si chiama pedonale perché si può utilizzare solo a piedi. Bravissime! Attraversamento pedonale si utilizza per attraversare la strada a piedi. L'attraversamento ciclabile invece ci permette di attraversare la strada in sella alla bicicletta e sono dei quadrati disegnati per terra. Ma sulla strada troviamo disegnate anche altre cose, ad esempio i parcheggi. E possono esserci diversi colori, giallo, blu o bianco. La segnaletica orizzontale gialla indica degli stalli di sosta dei parcheggi riservati a determinate categorie di veicoli, cioè solo qualcuno ci può parcheggiare. Ad esempio, lo spazio riservato ai disabili. Solo chi ha il contrassegno invalidi ci può parcheggiare. Per terra, bambini, possiamo trovare anche la pista ciclabile disegnata. C'è una striscia gialla con una bicicletta che indica la pista ciclabile. Vuol dire che noi la possiamo utilizzare in sella alla nostra bicicletta. Quindi segnaletica orizzontale è tutto quello che è disegnato sulla strada. La segnaletica verticale invece, bambini, sono tutti pali con i cartelli appesi e ce ne sono tantissimi. Ma come possiamo ricordarceli e impararli tutti? Esiste un trucco che adesso vi spiego. Per saper leggere tutti i cartelli stradali basta guardare la forma ed il colore. Ad esempio, tutti i cartelli che hanno la forma di un cerchio dentro sono blu con la scritta bianca. Come questo? Esatto, come quello. Tutti quelli sono cartelli di obbligo. Vuol dire che devo fare quello che c'è scritto dentro il cartello. Ma devo proprio? È obbligatorio. È un obbligo. Ad esempio, quel cartello, il cerchio blu con la freccia disegnata dentro bianca dritta, vuol dire che posso girare a destra? No. Posso girare a sinistra? No. Sono obbligata ad andare dritta. Ma oltre ai cartelli che hanno la forma di un cerchio, ci sono anche i cartelli che hanno la forma di un rettangolo. Vi ricordate che prima, parlando della segnaletica orizzontale, abbiamo parlato della segnaletica gialla che è riservata a certe categorie di veicoli? Ecco il rettangolo che indica lo spazio riservato alla sosta dei veicoli che hanno a bordo una persona disabile e che quindi hanno anche il contrassegno invalidi. Segnaletica orizzontale gialla, segnaletica verticale il rettangolo. Tutti i cartelli che hanno la forma di un rettangolo ci danno quindi delle indicazioni, ci danno delle informazioni.
I cerchi blu invece sono degli obblighi. Bravissime, sono degli obblighi. Silvia, questo cerchio rosso cosa significa? Tutti i cartelli stradali che hanno la forma di un cerchio con il bordo rosso sono segnali di divieto. Cosa significa divieto? Una cosa che assolutamente non si può fare, che non si deve fare. Ma proprio non posso? Assolutissimamente no, una cosa vietata. E qual è il significato di questo cartello? Questo cartello vuol dire divieto di accesso, cioè che da questa parte della strada non puoi entrare. Ok, ora ho capito, grazie. E quello cos'è? Il triangolo. Tutti i cartelli stradali che hanno la forma di un triangolo con la punta all'insù e il bordo rosso sono segnali di pericolo. Per vedere a cosa devo prestare attenzione, guardo quello che c'è disegnato dentro. Ad esempio, su questo triangolo ci sono disegnati due bambini, il che vuol dire che ci troviamo in prossimità di una scuola e che c'è il pericolo che qualche bambino possa attraversare la strada. Ma secondo voi pericolo cosa vuol dire? Che devo accelerare e correre più veloce? No! Pericolo vuol dire attenzione, rallentare. E ripeto, per vedere a cosa devo stare attenta, guardo il disegno, quello che è disegnato all'interno del triangolo. Silvia, ma quello in alto cosa significa? Tutti i cartelli che hanno la forma del triangolo con la punta rivolta verso il basso vogliono dire dare la precedenza. Quindi vuol dire che mi devo fermare, guardare a sinistra e a destra e se non c'è nessuno posso attraversare. Quindi triangolo con la punta rivolta verso il basso, dare la precedenza. Ma sotto il dare la precedenza c'è un quadrato. I cartelli quadrati come quelli rettangolari ci danno delle indicazioni. Bravissime. E invece questo cerchio blu che l'abbiamo appena visto vuol dire che è obbligo. Bravissime. Triangolo con la punta rivolta verso il basso, dare la precedenza. Quadrato o rettangolo mi dà delle indicazioni, delle informazioni. Il cerchio blu, obbligo. E quel cartello con quella forma strana? Se contate bambini, ha 8 lati, è un ottagono e c'è anche scritto stop. Quando incontro il cartello di stop, mi fermo, guardo a sinistra e a destra e se non c'è nessuno, posso passare. Bambini, nella segnaletica stradale troviamo anche la segnaletica luminosa, ovvero il semaforo. Con il semaforo verde si può attraversare. Il semaforo giallo invece vuol dire attenzione, sta per cambiare il colore e diventare rosso. Con il semaforo rosso devo rimanere fermo. Attenzione bambini, ricordatevi, il giallo vuol dire attenzione, quindi mi devo fermare perché sta per arrivare il rosso. Oltre alla segnaletica orizzontale, a quella verticale e a quella luminosa, c'è anche la segnaletica manuale. Ma voi lo sapete che esiste un trucco per saper leggere i segnali manuali del vigile? Lo sapete che esiste un trucco? No, ce lo devi svelare tu. Allora, quando il vigile vi mostra la faccia o la schiena, è il rosso del semaforo e bisogna rimanere fermi. Se il vigile vi mostra il profilo, è il verde e quindi si può passare. Ma manca un colore. Oltre al rosso e al verde, che colore c'è? L'arancione. Bravissime! E come farà l'arancione il vigile? Alzando il braccio, che vuol dire attenzione, sto per cambiare colore. Avete capito come funziona la segnaletica manuale? Sì. Venite con me e vediamo se davvero l'avete capito. Cosa ci sta mostrando in questo momento l'operatore di polizia locale? Quindi che colore del semaforo è? Rosso.
Adesso si porta al centro della strada, alza il braccio, che colore è? Giallo o arancione. E adesso? Verde. Bambini, siamo arrivati alla fine di questa avventura. Per sapere di cosa parleremo la prossima volta, ci lasciamo con l'indovinello. La prossima volta che ci vedrete arrivare, Pilottino, un nuovo amico, vi vorrà presentare. State bene attenzione alla nostra indicazione. Non ha le gambette, ma ha ben 4 zampette. Non è capace di parlare, ma di sicuro si sa far ascoltare. Chi sarà? Ciao bambini! Ciao bambini!